tutti, benvenuti nel giardino dell'Associazione Logos. Questa sera ci occuperemo della presentazione del libro di Martina Jacopino. Non me ne vogliano gli altri presenti, ma introduco prima la ragazza. Martina Jacopino è una scrittrice appena maggiorenne che si è avvicinata alla poesia all'età di 11 anni. E la raccolta di poesie che appunto è contenuta nel libro, Voci fuori dal coro, è stata scritta quando Martina aveva 17 anni e inizialmente non c'era l'intenzione di pubblicare il libro, però è stata contattata successivamente dalla casa editrice e quindi si è convinta appunto a pubblicare questa raccolta di poesie. Martina, oltre ad essere impegnata appunto con la pubblicità, diciamo, del suo libro, sarà impegnata nei prossimi giorni a Rocca Imperiale, perché parteciperà al Festival Internazionale di Poesia Il Federiciano, che è una competizione molto importante a livello nazionale ma anche internazionale, con la quale lei appunto parteciperà in quanto hanno scelto una sua poesia per partecipare appunto a questa competizione. E i vincitori, perché sono due i vincitori di questo festival, vedranno pubblicate su una stele in ceramica appunto a Rocca Imperiale questa la poesia vincitrice. E Martina, vuoi dire qualcosa tu? Allora introduco gli altri ospiti. E abbiamo al mio fianco c'è Mario Alberti, che è autore della casa editrice Città del Sole Edizioni e anche presidente di una cooperativa di servizi sociosanitari che opera appunto sul distretto della Logride. E anche Mario Alberti è autore, è uno scrittore, infatti ha scritto il libro Vista Mare ed altri sogni, e in autunno uscirà un altro libro appunto di Mario Alberti. Poi successivamente, appunto proseguendo con le presentazioni, abbiamo lo psicologo e psicoterapeuta, il dottore Sandro Tolitano, che è stato anche sindaco di Palizzi, molto gentilmente appunto è stato disponibile appunto per accompagnarci in questa presentazione. Ed infine Dominella Foti, che è un'attrice e lettrice questa sera, infatti si occuperà della lettura di alcune poesie che poi spero anche con la vostra collaborazione diciamo commenteremo tutti insieme, diciamo, per non dare un'impronta troppo rigida a questa presentazione. Grazie e buon proseguimento. Qualsiasi. O preferite? Andiamo su Niccolò. Mi sposto io. Buonasera. Iniziamo con questa poesia che si chiama, è dal titolo, Niccolò in fondo aveva ragione. Certi uomini sono come la cipolla, tanti strati sovrapposti di corazza che poi ti fanno piangere. E se ci pensi, è il loro istinto fare del male. In ogni campo si cimentino, a chi invece in fondo è solo bene. Ma forse non ne sono così fieri. Niccolò in fondo aveva ragione quando diceva che l'uomo è crudele per sua natura, ma è risaputo che per ricevere rispetto è meglio essere temuti che amati. Questo però non può valere per i sentimenti, perché in quel caso è meglio essere amati. Ma Niccolò in fondo aveva ragione quando diceva che tutti vedono che fingiamo di essere all'apparenza e pochi sanno chi siamo nell'essenza. Lanciatevi. Allora, vuoi fare una domanda oppure no, dico posso... io? Vai tu. Allora, Niccolò a cui mi riferisco in questa poesia è Niccolò Machiavelli. È uno dei miei autori preferiti. E la sua filosofia è molto, come dire, molto veritiera, perché lui diceva che in natura l'uomo è crudele. Nasce cattivo, lui istintivamente è proprio cattivo rispetto a tutti gli altri esseri. In politica lui deve essere in questo modo con tutti gli altri uomini. Non,
non deve essere, diciamo, solidale, ma deve valersi sugli altri, deve essere severo ma giusto. Significa che non deve essere né troppo buono con gli altri, che magari c'è chi è il povero, chi è il ricco, che pretendono lo stesso guadagno, e c'è chi invece vuole gli stessi diritti. Niccolò Machiavelli diceva semplicemente che quest'uomo doveva soddisfare i piaceri di tutti, però doveva anche rendersi autonomo questo sovrano, quest'uomo, su tutti gli altri. Insomma, si doveva differenziare. E poi dico della natura dell'essere umano, che appunto, come ho detto prima, è quello di essere crudele. Però siamo crudeli, non è che lo facciamo apposta, perché soddisfacciamo le nostre esigenze. E niente, io dico che aveva ragione riguardo a questo, perché magari si può pensare, non è vero, non siamo tutti cattivi, però come c'è un lato buono in noi, c'è anche un lato cattivo, e quello istintivo, quello crudele, è quello che prevale, purtroppo. Ma tu ti sei mai sentita crudele? Io delle volte sì, però non crudele in senso proprio di fare del male, nel senso proprio di essere un po' egoista, perché lo siamo un po' tutti quanti. Inutile dire no, non sono mai stata crudele, sono sempre stata buona, perché non è vero. Vedete? Sì. L'argomento è da... Io cedo, perché... E sono crudele, quindi io cedo al dottor Autelità. Allora, prima di... perché noi avete... Immagino che qui prima o poi cadremo con questo filo. Allora, immagino che abbiate capito anche in qualche modo l'impostazione della serata. È un'impostazione molto discorsiva, molto leggera, e quindi lo dico io, ma penso di interpretare anche quello che ci siamo detti anche prima. Ci aspettiamo che il pubblico in qualche modo interagisca, partecipi, perché poi è questo quello che rimane. No, io prima di entrare, anzi non c'entro proprio, perché penso che sia più giusto che lo faccia Sandro, volevo dirti alcune cose così di getto. La Calabria si può solo salvare grazie alla cultura. Non c'è altro sistema per uscire fuori da un pantano che a volte ci hanno anche costruito gli altri, e un po' ci abbiamo messo del nostro. Martina ha 18 anni, giusto? 19, poco cambia. Martina sicuramente ha iniziato a scrivere 4-5 anni fa, è chiaro, no? Non è... Perfetto, quindi una ragazzina che comincia a scrivere, una ragazzina che ha il coraggio di pubblicare, una ragazzina che ha il coraggio di incontrare la gente, quindi esporsi, perché chi scrive, chi presenta un libro, in qualche modo non sa nulla, questo lo diceva Henry De Luca, non sa nulla di quelli che ci stanno di fronte, però gli altri sanno tutto, piano piano vengono a sapere tutto dell'autore. Quindi ci si mette a nudo, ci si espone in qualche modo. Quindi io personalmente ringrazio Martina per questo. Ringrazio Martina per questo piccolo tassello che aggiunge, diciamo, a una cultura locale che ha bisogno ancora tanto di emergere, perché non c'è, come detto prima, altrimenti altra salvezza. E voglio raccontare un fattarello veloce, perché sennò poi il dottor Autelitano perde, diciamo, quello che sta pensando. Non vorrei, acchiappatelo, se sfugge di là, magari l'acchiappi tu. Allora, L'anno scorso mi trovai in una scuola media dove mi invitarono gli insegnanti a presentare il libro, alcuni brani, insomma, meno duri, insomma, del libro che ho scritto, che non c'entra perché oggi è il libro di Martina. A un certo punto, finito l'incontro con i ragazzi, mi corre dietro una ragazzina, una Martina di 4 anni fa. Mi chiama, come si chiamano tutti a scuola, tutti i professori si chiamano a scuola, quindi io ovviamente non mi giravo, no? Insomma, professore, io, questa parla a me, e mi dice: sa, io ho un cassetto pieno di poesie, le volevo stracciare, poi l'ho ascoltato, perché io non so, è che di mestiere, tu mi hai chiamato scrittore, in questo caso...
non ti rimando, io sono solo un autore, un racimolatore di storie. E allora io, no, io ho sentito lei, insomma, dopo che lei ha fatto, allora a questo punto lo posso fare anch'io. Bellissima sta cosa, questa è una cosa stupenda. Allora sta ragazzina, no, non eri tu sicuramente, perché era da un'altra parte. Allora questa è una cosa bellissima, perché la cultura serve quando contamina, quando si può replicare e quando serve nella sua accezione più bella, che è proprio di essere rivoluzionaria. Quindi grazie Martina, non ho nulla da dire sul Niccolò, perché lo dirà il dottor Audelitano. Hai fatto come quello che al comizio ha detto quello che dovevo dire io, l'ha detto il compagno di prima, insomma, è più o meno così. Buonasera a tutti, intanto sono veramente contentissimo di essere qui per una serie di ragioni che avevo già raccontato prima. Quando nascono queste iniziative qui bisogna veramente esserci, perché in questo sono d'accordo molto con Mario, l'unica strada che abbiamo per salvarci è questa. E qualcuno diceva che ci salverà la bellezza, in questo caso diciamo ci salverà la poesia, e credo che sia veramente fondamentale. Io credo che oggi Martina qui stasera, ma quando l'ho pubblicata, ha fatto un atto di coraggio, anzi se mi consentite uso un termine ancora meglio, un atto di resistenza, perché riuscire oggi a scrivere, quindi a metterlo su carta e a, come dire, confrontarsi con gli altri è un atto di resistenza contro l'impero, il Facebook imperante, del, come diceva, i social imperanti, dove di pensiero ce n'è ben poco, dove veramente il pensiero è stato ucciso, nessuno esprime più pensieri. Allora l'atto di Martina di stasera, già solo questo, veramente te ne dobbiamo dirti veramente grazie, perché tu fai questo, perché non è che è facile scrivere e poi mettersi di fronte agli altri con ciò che si scrive. Io esorderei dicendo anche una cosa, mi piace sempre questa cosa, è una cosa che Massimo Troisi in un film ha colto in un modo veramente straordinario, quando protesta con Neruda nel film Il Postino, quando gli dice: ma tu hai preso la mia poesia e l'hai utilizzata per la fidanzata, eccetera. E lui si arrabbia e gli dice: no, dice, la poesia è di chi la legge, non di chi la fa. E guardate che questo è un fatto veramente straordinario. Nel momento in cui viene letta, la poesia non è più di Martina. Però la poesia di Martina diventa tante poesie a questo punto, perché ognuno di noi trae dalla poesia una sensazione che può essere anche assolutamente unica. Non la faccio lunga, ma due o tre cose, visto che Mario mi ha... sulla poesia di Niccolò, su questa idea dell'uomo, no, ci ha aperto un problema esistenziale straordinario. Io sono, come dire, d'accordo parzialmente, nel senso che se vogliamo fare riferimento alla psicanalisi, no? Cioè noi paghiamo lo scotto di aver abbandonato l'istinto, che noi siamo una componente, se voi ci riflettete, noi siamo, il nostro corpo è una terra di confine tra l'interno e l'esterno, tra ciò che abbiamo dentro e ciò che ci arriva da fuori, quindi noi siamo terra di confine. Allora, siccome la storia dell'uomo, come si è sviluppato l'uomo, secondo ovviamente la psicanalisi, che noi a un certo punto abbiamo dovuto abbandonare il predominio degli istinti per diventare animali sociali. E questo ha un prezzo. E il prezzo è quello che spesso dobbiamo, come dire, frenare i nostri istinti, ma qualche volta non ci riusciamo, specialmente quando le società sono in queste condizioni. Quindi è vero poi che siamo fatti di corazza, è vero che ciascuno di noi ha, non una, ha ragione, quella mi è molto piaciuta, devo dire, questa che siamo fatti come la cipolla, siamo una serie di corazze. Allora credo che un buon lavoro sia quello di lasciare andare queste corazze per arrivare a quell'essenza che tu richiami in tantissime poesie, ma mi riservo altre cose, per non dilungarmi. Va bene. Abbiamo iniziato da Niccolò perché Niccolò volevamo sapere chi fosse, ce l'hai svelato. Ora che l'abbiamo saputo, non voglio alzarmi, sennò. Ma quella. No. Che dici? Vista. Vince chi fugge.
Vince chi fugge ad ogni novità perché non abbandona le vecchie abitudini. Vince chi fugge ad ogni cambiamento perché è sbagliato mutare per qualcosa di non radicale. Vince chi fugge ad ogni dolore perché non è mai bello soffrire senza sapere quando finirà. Vince chi fugge ai sentimenti, meritandosi in premio la consapevolezza di non aver guadagnato battiti. Vince chi fugge a tutto ciò. Ma sarà per questo che io sono una perdente? Vince chi fugge e non si ferma. Ma noi siamo vinti comunque, perché è l'unico che vince fuggendo è il tempo. Bellissima. Prego. Allora, il titolo già è un qualcosa che il lettore, non appena in un certo senso lo legge, dice ma no, non è vero, non sono d'accordo, non vince chi fugge. Però poi, mano a mano che si legge per bene il componimento, si nota che gli ultimi due versi, anzi no, le ultime due strofe sono quelle che stravolgono completamente il senso che ho voluto dire all'inizio. E vince chi fugge, nel senso, siamo abituati a fuggire davanti ai problemi, davanti a tutte le cose che ci riguardano, magari abbiamo paura, magari diciamo non siamo all'altezza di fare queste cose, non siamo all'altezza di crescere, non siamo all'altezza di andarcene, non siamo all'altezza di restare. E invece non è vero, non è che vince chi se ne va, ma vince semplicemente chi resta. E, però quando è che vince la fuga, vince chi fugge? Vince chi fugge quando uno se ne va col tempo, nel senso vince il tempo se fugge. E infatti l'unico che vince metto alla fine. Poi metto una serie di fatti di chi vince quando se ne va, che potrebbero rivelarsi positivi, però in realtà sono negativi, perché non è mai bello fuggire per qualcosa che magari può essere migliore, magari per la paura che serviamo dentro. E volete aggiungere qualcosina? Perché questa mi è... Sì, sì. No, questa è una di quelle tante poesie che... Mario sta premendo perché vuole dire qualcosa. Sì, questa è una di quelle tante poesie che alla fine stravolgo completamente tutto il senso iniziale, perché mi piace sempre fare così, no? Mettere da una parte tutti i lati positivi, mettere da una parte sia i lati positivi sia i lati negativi e poi concludere con quello che io penso sia giusto, quello che io faccio. Sì. Sì, infatti io non fuggo di fronte a qualcosa che magari non so, che io sono, non so a cosa vado incontro, ma io resto, nonostante il tempo, nonostante le persone, nonostante tutto. E questo, per questo sono una perdente. Vuoi parlare tu? Sì, no, volevo dire una cosa, perché un po' mi sfugge, no? Che la cosa che sì. La cosa che mi ha colpito in questa poesia è l'inizio, cioè dove ci richiama a una questione molto, molto importante, che è quella, dice, chi fugge davanti al cambiamento. E questo è un elemento che ci caratterizza, abbiamo sempre paura di cambiare, quindi tendiamo ad accettare il quotidiano, il già visto, no? Facciamo sempre la stessa strada per tornare a casa. Facciamo gli stessi quasi gesti, ora la sto un po' esasperando questa cosa, però credo che il messaggio di questa poesia, almeno a me ha dato questa sensazione proprio, no? Hai centrato veramente un problema molto grosso, che è quello di questa nostra resistenza a cambiare. Invece noi dobbiamo cambiare quotidianamente, dobbiamo essere plastici, cioè dobbiamo adattarci a ciò che muta e ciò che cambia, perché mentre noi siamo qui tutto il resto attorno a noi cambia. Allora credo che la cosa più intelligente sia quello di cambiare anche noi. Quindi mi pare che questa poesia ha colto una cosa molto molto interessante. In questo senso devo dire, mi posso sprecare? Si può sprecare. No, nel senso che mi ha colpito il fatto che sei molto centrata su di te. Detto questo, sì, c'è una forma di egoismo, ma inteso in senso estremamente positivo.
quello di occuparsi di sé, di leggere dentro di sé. Lei, almeno le poesie che ho letto, tu fai sempre riferimento a te stessa, a ciò che hai dentro, no? Quindi questo bisogno di leggersi dentro continuamente e questo coraggio che dicevo di comunicarlo, sì. Allora Martina, io ho letto due volte questo libro, perché non basta una volta, perché ci devi tornare, cioè, l'assassino torna sempre sul luogo del delitto. E allora la seconda volta ho provato a scrivere proprio in brainstorming, no? Così di getto, no? nel mio notes, quello che in qualche modo, ovviamente ora è diverso, quindi magari mi viene da dire un'altra cosa. Intanto noi siamo un popolo di sconfitti irresistenti. Questa cosa, tua poesia a me ha dato, come dire, una botta politica quasi, no? Cioè noi perdiamo ma resistiamo, quindi restiamo. Ho notato anche, diciamo, io non sono un esperto, quindi chiaramente quello che noto lo faccio a dispetto del discorso che ha fatto il dottor Napolitano, lo faccio tutto distinto, io non l'ho abbandonato, l'istinto un po' lo tengo. E appunto lui, quindi andiamo d'accordo per questo, perché lo tengo. E l'ho notato in diverse poesie, questo botto finale, no? Inizialmente sembra quasi esserci un conformismo, no? Però poi a un certo punto viene fuori, no, anche quella di prima, no? Però in amore no. Sì, va bene Machiavelli, l'uomo, così insomma un ammasso di negatività, tutto quello che vogliamo. In amore però non funzionano così le cose. C'è pure il detto che in amore vince chi fugge. E qua mi tiri fuori quella dello statale ionico, però attenzione che la battuta poi viene liscia. Allora, ti volevo chiedere, perché per curiosità, perché ciò che spinge e che anima le relazioni umane, io penso che sia anche molto la curiosità, che significa perdere e che significa vincere secondo te? Secondo una ragazza di 19 anni, cosa significa vincere e cosa significa perdere? Perché intorno a questo tema, forse, si gioca il nostro posizionamento nell'esistenza, è una cosa molto più ampia, no? Quindi se ti viene poi di getto di dirmelo, e poi uno stimolo che mi è venuto in questa poesia, ma in altro. Io ho trovato, uno dei miei autori preferiti è Fernando Pessoa, io ho trovato tratti di esistenzialismo in te molto molto vicini, molto simili, sicuramente meno maturi, ovviamente, no? Ovviamente, perché però ti ho anche immaginato fisicamente e scrivere come Bernardo Soares, insomma, dal quarto piano che guardava la via dei Doradori, scrivere tutto quello che passava e scrivere un mondo che passava tra il sogno e la realtà. E chiedersi tante cose e ragionare su questa doppia dimensione, realtà e sogno, no? Ci hai pensato anche tu? Quindi sono tre le domande. Allora, la prima domanda, se non sbaglio, è cos'è per me vincere e perdere. Allora, io penso che sia tutto relativo, nel senso, ho perso, va bene, però può essere una vittoria morale, ho vinto, va bene, però non so cosa si prova a perdere, quindi è comunque una vincita e una sconfitta da entrambe le parti. È tutto relativo, nel senso che sia il perdere sia il vincere si basa sull'accettazione. Magari noi pensiamo a una storia che magari convenzionalmente non sembra non avere un lieto fine, però in realtà il lieto fine, io penso che anche quello sia relativo. Il lieto fine dove si perde, il lieto fine dove si vince magari, se io da osservatore esterno so di una storia, non so, che finisce tragicamente,
noto soltanto la fine, non è che guardo l'inizio, perché io penso che la vincita e la perdita si basino anche su tutto, sull'arrivare al traguardo, cioè nel senso sul viaggio, sulla gara che si è fatta. Quindi magari qualcuno può dire: tu hai perso. No, io accetto la perdita, accetto il vostro giudizio che voi pensate che io abbia perso, ma per me non è una sconfitta, ecco, non è una vera e propria sconfitta, perché il perdere mi invita sempre a migliorare, mentre magari la vincita sì, è sempre un traguardo. Però la vincita è più bella, la vittoria è sempre più bella quando viene da una serie di sconfitte. Questo vincere e perdere, l'accettazione. Io penso che ognuno di noi deve semplicemente accettare le cose così come vengono, si deve accontentare, poi magari se non si vuole accontentare deve volere di più, però volere è potere, quindi io devo essere consapevole che posso fare di più e quindi devo assolutamente fare di più. E diventeresti crudele, quindi Niccolò... Esattamente. La seconda domanda qual era? No, era scusa, Riccardo. Ah, ok, no, perdonami. Allora, eravamo su Fernando Pessoa. Eravamo su Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, allora. C'è un. Il professore ti sta interrogando. Mi sta interrogando. Allora dico. Portoghese. Senti anche tu questa vicinanza. Poeta portoghese. La domanda è: senti anche tu questa vicinanza, questo esistenzialismo? Sì, infatti l'esistenzialismo è una delle mie filosofie preferite, perché al centro di tutto è l'uomo, è proprio l'interno dell'uomo, della mente dell'uomo, il pensiero. Non è quello che lo circonda, come era nelle filosofie precedenti, magari, che quelle antiche. E l'esistenzialismo, infatti, è una corrente, diciamo, novecentesca, ottocentesca-novecentesca. E quindi... sì, mi ci avvicino molto, diciamo. No, interrogazione... Allora, ci abbiamo detto prima che sì. Il libro è di chi lo legge. Sì, chi non legge, è. Legge questo, lo deve dire, non è così, funziona così. Sì, sì. Io quello che ho notato è stato assolutamente. Sì, questo. Sì, ci stanno. Soffro sempre di dubbi esistenziali, se devo dirla tutta. Infatti, sì, si nota molto. Anche l'età. Vabbè, sì. Anche queste età sono doverosi i dubbi esistenziali, o no? Sì. Vabbè, ma capita a tutte le età. Pure noi abbiamo dubbi esistenziali. Ci sono dubbi postumi anche che. Sino diversamente giovani. Beh, si inizia da questa età, sì. Quindi è più che. Ma posso. Sì. No, non vorrei fare un salto, ma. Il fatto di essere esistenzialista, o comunque come dice lei, di avere tutti questi dubbi sull'esistenza, a parte che credo che ciascuno di noi alcuni interrogativi dobbiamo porci, quindi cercare di chiarire con se stesse cos'è l'esistenza è fondamentale. Siccome io frequento molto da vicino l'ansia, no? La frequento molto, una delle... veramente delle terapie molto più efficaci contro l'ansia è proprio questo di trovare una propria dimensione esistenziale che ci consente di affrontare poi i problemi della vita nel modo corretto e non farsi prendere dall'ansia o dal panico. Quindi io trovo che ci sia in questo libro veramente, ma l'ho detto prima, cioè nel senso questo guardarti dentro, quindi interrogarti, perché l'interrogarsi su se stessi è interrogarsi sull'esistenza e su come porsi dentro il mondo. Tu in questo momento è chiaro che ti devi porre il problema di come porti nel mondo, noi dobbiamo porci il problema di come uscirne in maniera dignitosa. Anche allora continuiamo con
Se vuoi dire qualcosa? No, io suggerirei, diciamo, di un'altra lettura, sì, e poi magari facciamo intervenire pure il pubblico, ecco. Sì. Facciamo intervenire qualcuno. No, allora, visto che Giovanna non sente, allora dico, facciamo un'altra lettura, poi facciamo intervenire anche il pubblico, in modo che ci sia un maggiore dinamismo e un maggior confronto con l'autore, con l'autrice. Domande, certo, facciamo intervenire il pubblico per domande, quello che vuole. La lettrice è pronta? C'è già una domanda? Perfetto. E allora sconvolgiamo la scaletta e passiamo alla domanda. Sì, solo che porto il microfono. Il dottore deve venire qui. Con la mia voce ascoltate. Sì, oppure approfittiamo della voce che è abbastanza. Io sono curioso di ascoltarvi. Avete detto tante belle cose, però ho notato che avete viaggiato. A un certo momento avete messo le vele e il vento vi ha portati un po' di qua e un po' di là. Posso dirlo? Non è un'offesa. Vi dico quello che penso. Per esempio, filosofia del fuggire, l'hai introdotta, non mi ricordo chi, Mario? Tu l'hai introdotta? O tu? La lettura, l'hai introdotta Martina, bene. L'ha letta mia cugina, Foti e Fozzi. Ma intanto il dibattito stasera si potrebbe incentrare esclusivamente sul significato del fuggire. E invece noi abbiamo introdotto Machiavelli, noi invece abbiamo introdotto e via di seguito. No, in questo modo, io che vi ascolto e vi ho ascoltato con attenzione, mi sono sentito straniato, mi sono sentito perduto. Dico, a quale di questi argomenti io devo aggrapparmi per... Certo, il risultato è la provocazione, però se voi avesse detto archiloco che scappa, getta lo scudo e la lancia, no? E si vanta del gesto. Orazio che si vanta di avere abbandonato lo scudo e la lancia, no? Noi di questo non abbiamo parlato. Ecco, la filosofia della fuga. Io ti invito, Martina, sai, io ti invito per un'altra serata, perché sto leggendo il tuo libro, che si fa leggere veloce, è comprensibile. Non è come, per esempio, i libri di Alda Merini, no? Che sono complicati, che sono untuosi. No, Gesù, Giuseppe, Maria e via di seguito. No, il tuo libro è veramente leggibile. Io ti prego di fare un'antologia di questo libro e parlare una sera sulla fuga. E io ti ascolterò, perché in questo modo noi focalizziamo la nostra attenzione e l'indomani mattina ci sentiamo più preparati. Abbiamo raggiunto l'obiettivo, cioè noi volevamo sconcertare, ci siamo riusciti, ne siamo veramente lieti, e confermiamo ancora di più, diciamo, che il libro di chi lo legge, quindi ognuno ci legge quello che si, ecco, è bellissimo questo. No, ovviamente ogni volta che ci ritroviamo con Mario, sempre con grandissimo piacere, ci poniamo il problema di come porci, no? Un po' perché non è che ci piaccia molto fare i cattedratici, o anche perché non è che siamo pari, non è che non facciamo lezioni, però ci poniamo un problema di come trasferire queste emozioni, perché poi stiamo parlando di tante cose, ma quello che muove tutto è l'emozione. E Martina qua dentro c'è una linea che conduce in maniera netta e precisa, che è quella delle emozioni. Le emozioni sono ciò che ci fanno vivere, che ci fanno muovere, ci fanno andare, no? E muoveo, andare verso. L'emozione è ciò che ci rende vivi. E quindi
Con Mario ci poniamo sempre il problema di come riuscire a stimolare nel, e questo lo facciamo molto spesso un po' facendo gli istrioni, un po' facendo, ce lo perdonerete, ma questo per rendere, come dire, anche per sconcertare, anche per mettere fuori, perché come diceva Martina lì, abbiamo, fuggiamo sempre di fronte al cambiamento, e allora credo che sia un buon sistema questo, continuo a confermarlo. Sì, allora continuiamo con una lettura e poi chiaramente poi ancora altre domande, considerazioni, ecco, facciamo parlare un po' il pubblico, va bene? A questo punto mi piace Bimbo non domandarmi, perché c'è quella... Quale, quale? Infatti lui lo diceva. Allora, mi devi prestare per favore il libro. Dunque, 43, quindi 42. Grazie, vedi, è stato più pronto lui a dire il bello. Ma lui è più giovane. Allora qui dobbiamo fare pure la filosofia sull'età. Dunque, maestra, mi chieda come sarebbe il mondo. Maestra, mi chieda come sarebbe il mondo senza amore. Vi risponderò che non sarebbe di odio, ma senza emozioni. Maestra, mi chieda come sarebbe il mondo senza giustizia. Vi risponderò che non sarebbe crudele, ma senza limiti. Maestra, mi chieda come sarebbe il mondo senza cultura. Vi risponderò che non sarebbe noioso, ma senza interesse. Maestra, mi chieda come sarebbe il mondo senza musica. Beh, risponderò che non sarebbe di silenzio, ma che non si ascolterebbe la vita. Maestra, mi chieda come sarebbe il mondo senza felicità. Vi risponderò che non sarebbe triste, ma senza obiettivi. Maestra, mi chieda come sarebbe il mondo senza verità. Vi risponderò che non sarebbe bugiardo, ma senza ragione. Maestra, mi chieda come sarebbe il mondo senza bellezza. Vi risponderò che non sarebbe brutto, ma senza valore. Però, maestra, non mi chieda come sarebbe il mondo senza utopia, perché sono ancora un bambino e vi rispondo che non potrebbe mai esistere. I brividi. A questa mi suggeriva Martina, va a seguire appunto la risposta della maestra, dal titolo Bimbo non domandarmi. Bimbo, non domandarmi dell'intelligenza. Posso risponderti che ce l'hanno in tanti, però ovviamente l'adoperano pochi, perché conviene più fingere di credere invece di dubitare. Bimbo, non domandarmi dell'ignoranza. Posso risponderti che appartiene a tutti ed è il modo più adeguato di vivere se intorno a te ci sono persone convinte. Bimbo, non domandarmi dell'egoismo. Posso risponderti che non è male, perché è troppo banale come tendenza. E amare più se stessi degli altri è per lo più un vizio. Bimbo, non domandarmi della solidarietà. Posso risponderti che è un falso istinto, perché l'uomo riconosce l'altro come fratello quando vede in lui le sue stesse convinzioni. Bimbo, non domandarmi della coscienza. Posso risponderti che non le si può mentire, ma la si può ignorare fino a fingere di essere. Però non potresti essere mai quello che fingi. Bimbo, non domandarmi della libertà. Posso risponderti che è solo un'ipotesi, una delle tante, che la vita ci propone e che in realtà è stato l'uomo ad inventarla. Bimbo, non domandarmi del dolore. Posso risponderti che non è un nemico e non bisogna avere paura di lui, perché ti salva dall'infliggerlo, rendendoti consapevole. Bimbo, non domandarmi dell'amore. Non so cosa risponderti a riguardo. Semplicemente non esiste al mondo qualcosa di più potente di questo sentimento. Passiamo
da te. Prima i loro giudizi, i loro commenti. Prima l'uno e poi l'altro. A te. Sì. No, la prima, il primo verso della prima poesia dice tutto il resto, secondo me. Dice come sarebbe il mondo senza amore. Dice, vi rispondo che non c'è l'odio, ma non ci saranno emozioni. Quindi credo che questo sia... Non ci sono emozioni, dove non c'è emozione, perdonatemi, ma non c'è vita, non c'è relazione, non c'è crescita, no? Quindi io insisto su... almeno è la sensazione che ho avuto leggendo il libro, no? Questo richiamo continuo alla parte emozionale. Quando parla di intelligenza, voi sapete che adesso l'intelligenza non si misura più come una volta, perché una volta si misurava facendo dei test, il famoso QI, no? C'erano delle domande, delle risposte. Adesso per definire l'intelligenza si usa un altro metodo, perché si comincia a valutare anche la parte emozionale. Non si è intelligenti se si è un grande scienziato, semplicemente. Perché uno può essere un grande scienziato ma non essere intelligente nel senso intelligenza della vita. Cioè significa che magari non sa gestire le emozioni, le relazioni, il rapporto con i figli, con... No, quindi l'intelligenza è invece una valutazione più complessa, dove le emozioni sono al centro di questa struttura, diciamo, no? Quindi a me ha colpito molto questo, che poi richiama un po' tutto il resto dei versi, richiama sempre questa cosa. Eravamo analfabeti emotivi. Scusa, ma no. No, se mi ritagli, non mi arriva più. Ci penserò, però. No, ha richiamato l'intelligenza emotiva il dottore Foti. C'è un libro bellissimo, colgo l'occasione proprio, stiamo parlando di questo libro, ma quello di Goleman, l'intelligenza emotiva, andrebbe veramente letto. Io lo metterei come libro di testo, che ci richiama quanto l'intelligenza, quanto l'emozione è importante, quindi saperle riconoscere e gestire. L'emozione è importante, e stiamo facendo un bellissimo lavoro con i bambini a scuola, di scuola materna e scuola elementare, molto carino, sulla riconoscere le proprie emozioni. Allora, cerco di soddisfare la tua curiosità, prima di passare poi. Allora, in realtà, te l'avevo anche detto prima di iniziare, è quasi... c'è una scenografia qua in questa poesia, in queste due poesie, no? Che sono abbinate, potrebbero quasi far parte di una lettura a due voci, di fatto. Quindi all'interno l'impianto è molto simile alle altre, inizi quasi normale e finisci col botto, perché lui all'inizio mi colpisce, invece io sono stato colpito dal finale. Allora, qui ricorrono due temi finali che a me sono molto cari, ma penso, immagino, a tutti. Il concetto di amore lo spieghi in un modo semplicissimo, non è biologico, no? Il ragionamento va oltre. Senza di questo non potrebbe esistere il mondo. Cioè, la forza della semplicità, a me piace tantissimo questo, lo muove, lo sostiene, non esiste senza. Ma ancora di più, mi colpisce un'altra cosa, il concetto di utopia. Utopia, allora, è utopia. È una vita che si parla, no? A volte anche con un po' di disprezzo, no? Cioè, guarda, questo, ma la tua è un'utopia questa, no? Come ammetterti delle barriere, soprattutto nei confronti anche di voi giovani, ma anche nostri, insomma, che forse completamente alcuni di noi non sono mai cresciuti. E allora dice, no, ma questa è utopia, no? Allora ci sono tanti concetti, l'utopia è una verità prematura, Lamartine, e il camminare verso un orizzonte galeano, no? Però tu a un certo punto, qua, dici, no, anche senza utopia non può esistere. Quindi questa cosa io la avvicino, la rendo parallela proprio al concetto di amore, come se utopia fosse amore. A un certo punto i due concetti si accavallano scenicamente proprio, ecco, scenicamente, finisci in questo modo, no? E di questo ti ringrazio, perché io difficilmente ho sentito parlare
L'utopia è un termine che forse appartiene più alla mia generazione, qualche generazione precedente, un po' meno alla tua generazione. Quindi a me io sentire parlare di utopia mi colpisce in positivo questo, perché secondo me proprio l'utopia è ciò che noi dobbiamo non raggiungere, forse a volte ci siamo anche, è la verità prematura. Quella che, però se noi la dobbiamo perseguire, tutto era utopia 20 anni fa, 30 anni fa, era utopia buttare i muri del manicomio, era utopia una legge giusta, era utopia fino a qualche anno fa, forse ancora c'è un po' di lotta su questo, per esempio l'affermazione dell'amore in tutte le sue sfaccettature, ecco, e adesso ci sono anche, non so fino a quando, anche legalmente, no? Tutto quello che era utopia forse prima era verità prematura, adesso è realtà, no? Quindi l'utopia è come se fosse un passaggio preliminare che poi esplode e diventa realtà. Forse così? Potrebbe essere. Quindi, guarda, io l'ho letto, diventa mio, quindi chiaramente. Ora va bene come curiosità, ho soddisfatto la tua curiosità. Sì, vorresti? No, vorrei dire un pochino di cose riguardo alla poesia. Allora, la prima, maestra, mi chiede come sarebbe il mondo. Ho affrontato sempre il tema degli opposti, no? E da piccoli magari ci facevano dei temi all'elementare, almeno a me è capitato, non so a qualcun altro, che magari una maestra domandava come sarebbe il mondo senza questo, no? Senza un qualcosa di positivo, senza un qualcosa di negativo, tipo come sarebbe il mondo appunto senza amore. Uno viene subito in mente il concetto fate l'amore, non fate la guerra, no? Una cosa un pochino stupida, però è un pochino stupida, no? Nel senso che viene in mente subito questa cosa, no? Un pochino stupida che viene in mente proprio istintivamente, almeno a me è sempre passato veramente questo, sì, no, vabbè. No, non è stupida la frase, però nel senso, la guerra, allora nella guerra c'è odio, però come si può riconoscere l'odio se non si sa cos'è l'amore? E quindi io dico che non ci sarebbe odio, perché noi non siamo consapevoli di odiare o di amare se non ci stanno le emozioni, se non sappiamo qual è l'opposto dell'odio, cioè l'amore. Stessa cosa di musica, l'opposto di musica non è proprio silenzio, cioè perché io penso che senza musica non ci sia vita, un po'. No, vabbè, non entriamo nel particolare di cosa è opposto realmente. Io penso proprio che relativamente l'opposto di musica non sia proprio silenzio. Il silenzio non è una cosa negativa, perché anche il silenzio ad un certo punto scatena dei pensieri, scatena qualcosa, cioè ci suscita qualcosa. Mentre non ascoltare niente, non ascoltare nemmeno il silenzio, non so come dire, a volte la vita è silenziosa, come può essere anche rumorosa, metaforicamente parlando. E poi ci sta questo concetto di utopia, che io lo vedo con gli occhi di un bambino. Senza utopia, senza il sogno, senza sognare, noi non saremmo niente, perché è tutto un sogno, no? Penso magari la vita è sogno, come concetto di... Sì, sì. Stessa cosa, come diceva Schopenhauer, come diceva persino Shakespeare, no? Che il concetto del sogno, vabbè, lasciamo stare. E tutto il sogno equivale all'illusione. L'illusione può essere l'illusione dell'amore, l'illusione magari di una vera e propria giustizia, però senza questa illusione noi non saremmo esseri umani. Questo è tipo il pensiero di un bambino in confronto al mondo, in confronto a tutto quello che dovrà affrontare una volta che cresce. Poi la seconda poesia è appunto, come precedentemente avevamo detto, una risposta alla prima. La,
La prima parlava di opposti, la seconda invece si concentra più sul cercare di scovare il negativo nel positivo e il positivo nel negativo. Nel senso, io scrivo come uno può interpretare il dolore a modo suo. Ma il dolore noi pensiamo sia un qualcosa di negativo, invece no, il dolore non è negativo perché ci spinge ad agire, non ha lo scopo di farci soffrire. E stessa cosa per quanto riguarda la libertà, che la libertà è un concetto bellissimo, no? Uomo libero, libero da tutti, no? Noi pensiamo libertà subito, libero arbitrio, invece libertà di pensiero. E libertà, perché noi non siamo mai realmente liberi. Noi siamo sempre schiavi perché non abbiamo scelto noi di venire al mondo e non scegliamo noi di morire, quindi siamo schiavi della nostra vita. Possiamo essere liberi di pensare, liberi di parlare, certo fino a un certo punto, però è questo, cercare di elencare, cercare di trovare quello che convenzionalmente si ritiene positivo, tipo l'intelligenza sì, è una persona intelligente, una persona di cultura, però questa intelligenza non ha valore se sei in mezzo della gente che non ti capisce, in mezzo della gente ignorante, però sì, nel senso che ignora. È questo, cioè magari abbiamo pregi o difetti, che l'essere intelligenti, l'essere emotivi, l'essere magari sempre predisposti al dolore, no? A un'angoscia esistenziale che se vogliamo o non vogliamo è sempre parte di noi. Questo, ci sono domande a riguardo perché mi interessa molto l'interpretazione. Facciamo una sorta di tu, maestra. Sì, sì. Per essere poeta, di essere, e lo sei perché ti ho apprezzato, per essere poeti è necessario avere oltrepassato un limite. Il poeta non è un uomo comune. Il poeta ha fatto un passo in avanti verso una realtà possibile. Giusto? Sì, sì. Una realtà possibile è la realizzazione in libertà del suo sé. Il Sandro mi può aiutare poi. E io sono stato un po', come dire, nella mia vita un pochettino sì, lottato, perché per esempio non ho mai capito bene cosa significasse libertà. Ora tu l'hai introdotto, no? Siccome viviamo in tempi da lupi, no? Questi sono tempi da lupi, è giusto parlare di libertà. Io ho trovato la mia soluzione. Libertà, nelle mie frequenti scorrerie nella linguistica, ho trovato che la spiegazione più ovvia la dava Giovanni Semerano, il famoso linguista. Labru, dal sumero, labru, libertà, la privativo, bru, condizionamento, libertà senza condizionamento. Domanda: un poeta
che vive questi giorni bui, non diciamo perché, perché se no ci caratterizziamo politicamente, noi non diciamo perché, però sono giorni bui. Un poeta in questi giorni bui come si colloca? Qual è lo spazio che vuole occupare? Qual è il messaggio che vuole dare? Il messaggio è quello... è quello dell'essere controcorrente, infatti già il titolo Voci fuori dal coro è, si intende un individuo che non la pensa come gli altri, un individuo che si distacca dall'insieme, no? E, riguardo, avevate detto del distacco, che cosa? Aspetta, non mi ricordo. Ah sì. Sì, sì, il posizionamento del poeta in confronto a questi giorni bui, in mezzo a questi giorni bui. Allora, la libertà del poeta, sì, adesso mi sono ricordata, perdone. Allora, la libertà del poeta sta nell'esprimersi appunto, come ho detto prima, di andare controcorrente, di essere anche in un certo senso anarchico, ossia pensare liberamente. E questo pensare liberamente magari è una specie di identificazione con gli altri, perché la libertà, in questo caso il poeta, è anche una persona che vive la sua solitudine, della sua libertà individuale. Però libertà si è sempre condizionato da quelle che sono le convenzioni sociali, da quello che sono i giudizi della gente. E quindi è libero soltanto quando scrive il poeta, perché esprime i suoi pensieri, la sua opinione, il suo vero e proprio essere. Questo. Sì, vabbè. Del pensiero, insomma, qual è il messaggio che vuoi dare con la tua poesia? Non sento gli altri. Vedi avvicinarvi. Se si può. Vabbè, la prossima volta parlo. Dico la domanda, se non le prossime magari le formulo al microfono. Allora, qual è il mio ruolo, il mio pensiero? Io ho detto che No. Il mio pensiero, io sono un tantino anarchica su queste cose, perché non mi schiero né da una parte né dall'altra, per quanto riguarda la politica, né da un partito né dall'altro, perché no. E questo. La domanda è interessantissima perché si riconduce. Ci vorrebbe una serata. Ci vorrebbe una serata, no? Sì, ma parlate al microfono, sennò. Non si sente. Allora, posso fare un esempio, così comprendi bene quello che vuol dire. Era provocazione, raggiunti anche te. Dante ha scritto la Divina Commedia, no? Un viaggio, no? Un grande viaggio, e ci ha portati dall'inferno al paradiso. Un messaggio ce l'ha data. Vorrei chiedere a Martina e a Copino, no? Vorrei chiedere il messaggio, perché bisogna contestualizzare e temporalizzare il messaggio, no? Cioè, noi viviamo nel 2018, tempi da lupi. Bene. Qual è il messaggio di Martina per questi tempi da lupi? Come Dante ha scritto la Divina Commedia, Absit iniuria verbis, no? Tu vuoi dare sicuramente a te e agli altri un messaggio. Qual è il tuo? Allora,
Come scriveva Dante in uno dei miei canti preferiti del Purgatorio, che dimostra quanto sia attuale anche dopo 700 anni, che ai serve Italia di Dolore Ostello, navi di cocchieri in gran tempesta, non donna di provincia ma bordello. Qual è questa donna? Si intende l'Italia, quindi 700 anni dopo l'Italia non cambia. Che significa non donna di provincia? Non è un'Italia che vorremmo, non è un'Italia che soddisfa le esigenze del popolo, ma è un'Italia che, in cui non si capisce niente, appunto un gran bordello. Questo è come la pensava Dante, e io mi immedesimo nel pensiero di Dante. Sì. Altre domande? Altre domande? Perché sennò qua si apre veramente un tema interessantissimo, diciamo. Dico giusto en passant, perché diciamo Annalisa giustamente diceva, insomma, il tema che ha aperto il dottore è interessantissimo, no? In questi tempi, ma forse l'abbiamo aperto un pochettino, l'abbiamo fatto intravedere all'inizio, no? Che la cultura è resistenza. Quindi molto probabilmente. No, vabbè, doveva rispondere Martina, no, io è solo, in questo è il mio pensiero, quindi la cultura e resistenza quasi indipendentemente da ciò che è scritto qui, da ciò che ho scritto io, da ciò che scrive lei. Quindi in questi momenti bui dove si semplificano i pensieri affinché siano più efficaci e sono nefastamente efficaci, purtroppo, e questo momento, e quindi qua va ringraziato Logos, va ringraziata Annalisa, va ringraziata l'altra ragazza di prima, Elena mi sembra, Elena, vanno ringraziati tutti quelli che ho avuto modo di conoscere e sono veramente felice di aver conosciuto, e vanno ringraziati questi ragazzi che stanno resistendo a dei tempi veramente bui, quindi forse è questo la cosa che mi sento di dire rubando il microfono. No, se qualcuno vuole intervenire, giovani. Allora, avanti. Prego. No, deve venire qua. Sta dicendo, no, traduco per gli altri. Dico, poi ripeto la domanda per gli altri, se non la fa molto lunga la ripeto, perché gli altri non sentono. Sì, forse è meglio, dai. Se no la maggior parte non sente, quindi siamo qui che... Perché poi la domanda è estremamente interessante. Io... No, mi è sembrato strano, cioè l'unica... Grazie. La cosa che mi è sembrato strana appunto è che un bambino possa avere un'utopia. Un bambino ha sogni realizzabili, perché per un bambino tutti i sogni sono realizzabili. Non ha il concetto del fallimento del sogno, no? Penso. Quindi è già un qualcosa che vedo associato a un adulto, un'utopia. Perché un adulto ha questa forma, no? Questo senso, che comunque un sogno potrebbe non realizzarsi mai. Ecco, perché diceva Mario, le utopie ce le abbiamo noi. Quando sento la parola utopia, no? È un linguaggio che appartiene all'adulto. Ecco, com'è. Volevo capire da dove è venuto questo concetto di utopia associato a un bambino, perché fondamentalmente è un bambino che risponde alla sua maestra, no? E se tu, da 19enne, puoi avere già le utopie? Secondo me no, è impossibile che tu abbia utopie. Tu hai dei sogni. E sai che si realizzeranno, perché sei troppo giovane per avere utopie. No, l'utopia può essere una rivoluzione che non è mai avvenuta, allora ce l'abbiamo noi probabilmente, o anche quelli più grandi di me, no? Quelle rivoluzioni mai fatte, mai realizzate.
per cui ecco, per cui mi sembrava una cosa da capire, ecco. Vabbè, solo questo. Per rispondere prima tu magari. No, no, ma intanto l'utopie che sono di solito collegate alle rivoluzioni non l'hanno fatto mai gli adulti. Prego. Posso rispondere un attimo? Allora, l'utopia è sogno. Io da giovane, come un bambino, io magari non penso che tutto sia realizzabile, cioè io sogno una cosa, però quella cosa la devo ottenere. E fino a che non la ottengo, se io la voglio soltanto, è un'utopia. Perché io devo lottare per avere quella cosa, per questo sì, c'è il concetto di utopia in un bambino come in un giovane. Utopia è utopos. Sì, vabbè. Scusa, mi posso... No, allora... uno. Allora, noi vogliamo... Siamo un po'... come dire, rigorosi. Stiamo trovando il pelo. Sì, sì, però Natalino, scusami, qui c'è un problema, no? Il bambino dice, abbiamo detto non luogo, no? Ma dice il bambino che non ci può essere mondo senza utopia, no? Intanto le utopie non è vero che l'hanno immaginate gli adulti, perché le utopie legate alla rivoluzione le hanno fatte i giovani, e le rivoluzioni nel mondo non l'hanno mai fatto i grandi. L'hanno fatto gli studenti, i giovani operai, quindi partiamo da questo dato. Ma un bambino ha uno, come no? L'utopia è un luogo, se voi immaginate che nel 1800 un russo, Alexei, scrive l'utopia della civiltà contadina, dove nell'Ottocento spiega quali sono i problemi delle città moderne di oggi. Si è posto il problema del traffico, della gestione delle città, eccetera. Quindi l'utopia è proprio l'immaginazione di un luogo, l'immaginazione di un qualcosa, ma è l'unica cosa che ci può guidare. Cioè l'umanità senza utopia non sarebbe andata da nessuna parte. Cioè, nessuna scoperta sarebbe stata fatta nei tempi. Quindi l'utopia è una cosa fondamentale. Ma, Martina scrive, dice bene. L'utopia in sé. Non conosce il termine utopia in sé, però ma ce l'ha, lo immagazzini. Scusa. Come si fa? Una quadratura di un cerchio. Scusa. Sì, ma che un bambino non possa avere, ora lì, qui stiamo giocando un po' sulla parola, che un bambino non possa avere utopie, perché lui, sì, andiamo subito, ci sarebbe da fare un discorso complesso rispetto a questa questione del sogno del bambino. No, niente, io volevo ritornare sul discorso di prima, sul fatto del messaggio che Martina è riuscita a dare a queste, cioè dobbiamo tener conto dell'età anche della ragazza, quindi non dobbiamo entrare troppo nel, insomma, in discorsi complicati. Ecco, lei quello che ci ha fatto veramente riflettere è questo momento di pausa, cioè lei si isola rispetto al contesto e crea, diciamo, indaga su se stessa innanzitutto, quindi già questa è un'analisi interiore che è importante farla, perché oggi con questo mondo globalizzato dove si mette mi piace, non mi piace e si va avanti così senza riflettere, è qualcosa di veramente fuori dalla, cioè dobbiamo cercare di cogliere questi aspetti. Cioè, non andare troppo a recuperare filosofie o pensieri lontani, ci possiamo anche fermare sul presente. Cioè, è questo quello che, insomma, io mi permetto di sottolineare, ecco, va bene? Sì. Io, per ricollegarmi a quanto detto da Giovanna e appunto al concetto di utopia collegato, diciamo, ai giovani, purtroppo, cioè, questo è il mio pensiero, purtroppo
Spesso, troppo spesso, capita che i giovani si allacciano all'utopia, nel senso che il mondo circostante ci richiede, diciamo, una concretezza che troppo spesso ci spezza le ali, e quindi tutti i nostri sogni diventano per noi, diciamo, ai nostri occhi irraggiungibili, quindi una sorta di utopia, e questo dipende anche appunto dalla concretezza che c'è richiesta appunto dalla società e comunque dai contesti che ci circondano. E quindi il messaggio che io vedo appunto nel libro di Martina è una risposta, diciamo una resistenza anche al mondo che ci circonda, perché è importante comunque continuare a sognare, perché l'unico diciamo sentimento che ci può animare anche a migliorarci è appunto sperare, continuare a sperare in un miglioramento personale e quindi anche nel mondo di conseguenza. È giusto per collegarmi a quanto detto da Giovanna. Se qualcun altro vuole fare un intervento, se no proseguiamo con le letture. Okay, proseguiamo. Vai Dominella. Sempre da dietro. Sempre da dietro. Sì, perché se no non arriva. Visto che è sempre l'utopia. Barabba. 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 Dai. Dai. Oppure il problema. Vai. Quale vuoi? Andiamo su Barabba. 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 Eccoci a guardare questo mondo. Come se non fosse mai crudele, quasi quando una bambina bionda vede, nel profondo della terra, qualcosa che le pare migliore, soltanto perché l'erba del lontano è sempre più verde di quella che calpestiamo con qualcuno accanto. Ciò che si rincorre senza orgoglio scappa come il tempo inafferrabile. Ciò che si mantiene statico da anni annienta la nascita di tradizioni. Barabba persiste. Questa è la realtà. Ci fosse un uomo giusto tra noi, verrebbe trattato come esotico. Essere stupidi, quindi, è un privilegio di tanti. Eccoci a credere a questa gente, come se fosse davvero cambiata, quasi quando un ragazzo insorto ripudia il perpetuo morire e vuole annullare il suo divenire, perché la trasparenza e l'umiltà sono incessamente fraintese con la vanità e l'imbroglio. Ciò che si premia senza impegno sancisce il dubbio di un talento. Ciò che si vince senza aver fallito scatena l'ignoranza dell'esperienza. Barabba esiste ancora, questa è la verità, e dagli ingenui viene assolto, poi viene ascoltato e nel suo assoluto. Essere intelligenti è una condanna di pochi. Verissimo. Ma se posso iniziare a dare lo spunto dove mi ha, visto che sei giovanissima, ciò che premia senza impegno sancisce il dubbio di un talento. Vai. Spiegacelo. Che mi ha Allora, senza farla apposta, questo componimento è una perfetta sintesi di tutto quello che abbiamo detto fino ad ora. Ciò che si premia senza impegno sancisce il dubbio di un talento. Nel senso, oggi vorrei andare un po' sulla società di oggi, sul fatto di essere, non essere meritevoli di quello che otteniamo, che si ottiene appunto senza impegnarsi. Ossia, per esempio, le raccomandazioni, no? Si può dire benissimo questa cosa qui delle raccomandazioni, che uno non merita di ottenere qualcosa, perché andando, se si fa andare avanti, quelli che non meritano, ossia quelli raccomandati, poi quelli che stanno indietro, che magari lo meritano veramente, che hanno talento, che mostrano passione, che sono bravi in quello che fanno, poi alla fine non vengono rilevati e restano, diciamo, esclusi dagli altri. Barabba è la figura biblica, no? Noi sappiamo benissimo
che il popolo quando sceglie di chi mandare, no, alla croce, non sceglie Barabba, che è colui che ha commesso ingiustizie, non si sa se è un ladro o un assassino, secondo le varie interpretazioni, ma sceglie Gesù, ossia colui che ha fatto del bene, che ha fatto, che non ha commesso nulla di grave, si può dire, che ha semplicemente aiutato il prossimo. E questo la gente non l'ha compreso. Quindi tante volte il fallimento non viene da noi, ma viene anche dalla gente che ci sta intorno, da come veniamo giudicati, perché non siamo compresi. Questo è il significato, cioè il dubbio di un talento, perché la gente non sa se essendo quello che ha prevalso davanti a quello talentuoso, quello raccomandato che ha prevalso, su quello talentuoso, se è meritevole veramente. Cioè la gente magari crede di sì, però in realtà non è vero. E tutto qui, questo è il dubbio che resta, che rimane nella gente. Poi scusate, faccio una piccola cosa, anche se poi la vita come dire, rende giustizia, noi dobbiamo anche crederlo questo. È vero che questa è una comune, no, abitudine. Immaginate quanti genitori raccomandano i figli all'esame di Stato, che è una cosa vergognosa al di là di ogni limite, perché penso che un genitore che ha un figlio che prende 100, ma sapendo di averlo raccomandato, non so quale soddisfazione può avere dentro di sé, ma è una storia. Però noi dobbiamo credere al fatto che poi la vita dà giustizia, perché poi nel tempo chi veramente il talento, come dicevi tu, il talento che viene offeso, alla fine la vita, se c'è il talento e se viene coltivato, la vita gli darà ragione, come mi auguro che questo avvenga a te. Grazie. Ok, scusate se prendo la parola, lo faccio per ringraziare Radio Studio 95 e Merito TV che questa sera appunto ha presenziato. Grazie mille.